Ok, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come avete visto oggi parlerò, anzi inizierò di una nuova rubrica che riguarderà crimini italiani. Inizialmente volevo partire con un video su un omicidio risolto, alla fine però, mentre lo cercavo, ho trovato un caso che mi ha colpito di più, che è in realtà un rapimento di un bambino di 5 anni. Prima di iniziare, due informazioni. La prima riguardante la playlist, la seconda riguardante appunto i rapimenti. Allora, per quanto riguarda questa playlist, sarà, spero, se non ci saranno intoppi per scuola, di 4 video che appunto dureranno fino più o meno all'inizio delle vacanze natalizie, un po' dopo, e scolastico ovviamente. E poi non ci sono più per due motivi. Primo, ho un sacco di video ispirati a quel periodo perché fra Natale, compleanni, feste ho 3.000 video già ideati, programmati. E perché non lo so, così vedo quanto è piaciuta. Se è piaciuta, la riprenderò sicuramente più o meno dopo metà gennaio. Credo sempre al mercoledì, ma magari cambia giorno. E se sempre piace molto, me lo chiederete. Nel periodo in cui non ci sono su YouTube, potrei fare magari delle live su Twitch. Vedremo, tanto ce l'ho, lo metto sempre qua sotto. Secondo, per quanto ai rapimenti, voglio dire un nome di un sito che è internazionale, che è LeakMack. Adesso leggo, sperando di pronunciare l'inglese, proprio cosa vuol dire questo acronimo, cioè International Center for Missing and Exploited Children. E praticamente ci sono foto di bambini quando sono stati rapiti e più o meno di come dovrebbero essere adesso, perché per me è una cosa giusta anche andarli a vedere, perché magari potresti incontrare qualcuno per strada che è rapito e magari neanche più lo sa. Però comunque è sempre una buona cosa, perché non si sa mai cosa si può vedere in questo mondo. Ora iniziamo. Allora, per chi non lo sa, cioè per chi magari questo è il mio primo video che vede, vabbè, no, scusate, e sarà anche per me. Io sono un'appassionata di storia, infatti i miei video c'entrano sempre crimini più o meno legati alla storia. E questa, diciamo, è una storia che ancora oggi si discute perché ancora appunto oggi è risolto, ed è del 1979 come scomparsa. E andiamo a parlare di Sergio Isidori. È un bambino che appunto aveva 5 anni quando è scomparso ed era il 23 aprile del 1979 e esattamente a Villa Potenza, che è una frazione, diciamo, adesso di Macerata. All'epoca era un piccolo paesino vicino e appunto lì viveva la sua famiglia. Suo padre aveva un officino in cui lavorava anche lo zio, e esattamente lui, scusate, sono un po' scomoda, lui aveva la posizione dell'elettrauto, e questa officina si trova sotto casa. Infatti il bambino era molto solito giocare fuori, e per chi non lo sapesse, nei piccoli paesini, ancora oggi magari in montagna, è normale che i bambini giocano da soli, senza magari un genitore che li guarda sempre, con gli altri bambini. Non peraltro perché è un piccolo paesino dove praticamente tutti si conoscono, specialmente nelle piccole borgate, e quindi è normale, all'epoca ancora di più. Il piccolo Sergio, che aveva 5 anni, aveva un fratello più grande di 8 anni che si chiamava Gian Maria, e scusatemi, ora mi odieranno, ma poveretto, che nome. E in più la madre, Silvia, era incinta del terzo figlio, che in realtà è una femmina, che è Giorgia Isidori, che ancora oggi lotta per ritrovare il fratello. Allora, inizio del rapimento, ripercorrendo la giornata. Quel mattino il bambino, verso le 8:15, 8:30, andò accompagnato dalla madre all'asilo e incontrarono anche un loro vicino che conosceva bene ovviamente la famiglia, perché come detto era un piccolo paesino, e aveva notato che il bambino indossava un cappellino, e poi noteremo più avanti perché è importante. Poi, vabbè, venne la madre, andò a riprendere la scuola. Gli diede da mangiare, fece merenda, giocò un po' in casa, e poi verso le 15:30 decise di uscire per andare a giocare con l'altro fratello, con l'altro fratello, che era già uscito da mezz'ora. E ovviamente la madre lo lasciò andare perché tecnicamente doveva andare a giocare dietro casa, quindi ancora meglio, neanche doveva allontanarsi per andare alla piazzetta del paese, doveva proprio stare solo dietro casa. Il problema e che lui sarebbe dovuto ritornare verso le 17,
quindi sono le 5, ma gli tornò solo il fratello più grande, e quando la madre gli chiese se il fratellino era ancora a giocare fuori, gli disse che lui non l'aveva visto quel giorno, non l'aveva visto nel pomeriggio. La madre lo disse al padre appena tornò a casa, e quindi iniziarono a chiedersi dove fosse finito, e ovviamente iniziano le indagini. La madre spiegò che Sergio era normale che andasse a uscire dietro casa, usciva sempre dal portone, e quindi appunto stava sotto casa perché c'era un vicino al lato, quindi alla fine era anche un luogo protetto tecnicamente. Il problema è che quel giorno il padre non c'era in realtà all'officina, perché stava lavorando all'esterno in un altro posto. Il fratello, quindi del padre, quindi lo zio, non vide mai il bambino, e più di più quel giorno c'era molto casino, perché a Villa Potenza quel pomeriggio si stava celebrando il funerale del parroco, e c'era talmente tanta gente che la chiesa non solo era piena, ma era pieno fuori, molta gente aspettava lungo le strade solo per vedere passare il carro funebre. E questo ovviamente creava molto casino. E quindi alla fine fu molto facile rapire il bambino senza neanche farlo notare. Il gestore di una pompa di benzina, che all'epoca stava lì vicino all'officina, disse che aveva visto, il fratello più grande passare, ma non aveva mai visto il fratellino più piccolo, Sergio. In più, lo stesso lo disse appunto lo zio Giuseppe, che disse che quel giorno non l'aveva visto nell'officina, e lo disse anche la fioraia, che disse che aveva visto altri bambini giocare, ma fra di loro non c'era appunto Sergio. E quindi la madre disse che a un certo punto aveva addirittura sentito del rumore della musica all'esterno, ma aprendo la finestra aveva visto il corteo e non si era neanche preoccupata, perché il corteo stava passando davanti a casa e si era anche fermato davanti a casa, ma tecnicamente il figlio stava giocando dietro casa. E poi alla fine si accorse che il figlio non tornava, il fratello non sapeva dove era, i vicini non l'avevano visto, avvisò il marito e iniziarono subito le indagini. La prima ipotesi fu che il bambino, andando dal fratello, fosse caduto nel canale vicino a casa e che quindi fosse morto affogato, ma nei giorni successivi svuotarono il canale, lo prosciugarono totalmente, controllarono che la grata che divideva le acque del canale per essere filtrate prima di entrare in fiume fosse solida, e non ritrovarono niente né il bambino, quindi né il cadavere, né un qualche soggetto, e quindi questa ipotesi fu completamente scartata. E ci furono diversi testimoni, ma uno dei più importanti è un camionista. Disse che quel giorno aveva parcheggiato il suo grosso tir proprio davanti all'officina, e che aveva visto il bambino, che conosceva molto bene perché appunto era della zona, e più o meno aveva parcheggiato il furgone tra le 15 e un quarto, 15 e 30, ed è andato via tra le 17 e 17:30. E prima di partire aveva visto giocare Sergio con due o tre bambini che però non conosceva, e in più il bambino si era messo davanti al camion per vedere un po', e poi niente, poi se n'era andato. E tutti gli altri nella processione dissero di non vederlo, ma la cosa era molto probabile perché il camion appunto era molto grosso e quindi avrebbe facilmente nascosto un minuscolo bambino di 5 anni alla vista di tutti gli altri. E quindi appunto ci fu anche un'altra testimonianza. Questa fu di un amico di Sergio, che quel giorno aveva giocato con lui, e disse testuali parole: Sergio prima era fermo davanti al piazzale dell'officina del padre, ma dopo qualche minuto, mentre avanzava il corteo del funerale, era di spalle e camminava verso la vicina strada in salita insieme a una persona più alta di lui. E a quell'epoca, appunto, quando fu interrogato, si credette che a rapirlo fu un bambino poco più grande di lui, dai capelli biondi e con un cappello a visiera. E appunto, secondo però questo testimone, Sergio non indossava più un cappellino, ma una cuffietta. E appunto, se vi ricordate, il suo vicino al mattino aveva visto che lui aveva un cappellino, però è anche probabile che se lo sia cambiato durante la giornata, cioè alla fine era tornata a casa dall'asilo,
non lo so, io non mi vestivo, cioè io il cappellino non lo tenevo manco quando ero piccola. E quindi ovviamente le indagini girano nel cercare questo bambino. In più una terza testimonianza fu data da una donna che non vide commettere il rapimento, non vide il bambino sparire, ma ricevette una chiamata il giorno dopo la scomparsa. E questa signora, che era dello stesso paese, raccontò che aveva ricevuto una chiamata, a cui disse che se avrebbero rivoluto suo figlio avrebbe dovuto preparare 50 milioni di lire e che si sarebbero sentiti domani. E per informazione, più o meno al valore attuale sarebbero 25 mila euro. In realtà, se vuol, si vuole ottenere per recesso, giusto? 26 mila euro, perché esattamente sarebbe 25 mila euro, 822 euro e 84 centesimi. E questo probabilmente fu uno sbaglio, perché il numero della famiglia Isodori e quello di questa signora aveva di differente solo un numero, e quindi probabilmente sbagliarono persona da chiamare. Ovviamente le ricerche continuarono e entrarono i genitori in contatto con diversi malavitosi della zona per riavere il figlio o trovare almeno delle tracce, ma queste indagini non portarono mai a nulla. I familiari ricevettero diverse telefonate anonime, ai quali loro avevano sempre provato a chiedere di sentire la voce del figlio o avere una foto per avere la prova che fosse vivo, ma molti di questi in realtà erano solo truffe che volevano approfittarsi della situazione per guadagnare qualche soldo. E infatti molte finirono agli atti e molte persone furono indagate, alcune arrestate per estorsione, ma nessuna fu mai collegata al rapimento del bambino. Il 27 aprile 2001 non si ebbe nessuna vicenda, nessuna scoperta sul caso, ma si dimostrò quanto il sistema italiano, ma in realtà succede in molte parti del mondo, non sia così ben fatto, perché quel giorno ricevettero la tessera elettorale per il figlio perché potesse andare a votare per le elezioni che si sarebbero tenute tra il 15 e il 16 maggio. E il padre, poi nel 2010 entrò anche in politica come parlamentare, disse che non perse mai, anzi non perde ancora oggi, la speranza di poter riabbracciare il figlio e averlo fra le braccia, ma di sicuro non si sarebbe mai aspettato quel documento, perché il comune avrebbe dovuto sapere che il figlio era scomparso, che quindi sicuramente non poteva votare e quindi, per quanto lui sperasse che fosse vivo e che ritornasse, non si sarebbe mai aspettato quel documento. E la notizia si diffuse principalmente anche attraverso un'associazione nazionale, che in realtà è stata creata dalla stessa Giorgia Isidori, quindi la sorella minore di Sergio. E in più c'è anche il vicepresidente regionale di Penelope e anche Domenica Mazza. E appunto dissero che questa cosa poi di più si era vista anche a chi l'ha visto, da cui ho trovato anche varie informazioni. E ricordò in più Domenica Mazza che già nel 1991 i carabinieri avevano mandato alla famiglia l'obbligo della leva militare per il figlio, che all'epoca c'era ancora, ma il figlio era scomparso ed era agli atti perché era una ricerca. Si richiese quindi di aprire un fascicolo e in realtà molti chiesero l'archiviazione di questo caso, anche se loro si rifiutarono e attraverso i legali continuarono a mandare avanti la battaglia perché il fascicolo non fosse chiuso, perché volevano riavere indietro il loro bambino, come è giusto che sia, anche se all'epoca non era più tanto un bambino perché no, erano già quasi passati 30 anni, erano passati non 30 anni, 21 anni, facendo più o meno il conto se non sbaglio, 22, e quindi ormai il bambino ormai aveva 27 anni più o meno, adesso ne ha molti più direi. E quindi il 12 ottobre 2009, quindi per l'esattezza 30 anni dopo, tre persone furono condannate per estorsione alla famiglia, perché gli accusati furono una chiromante e suo figlio. E perché riuscirono a far credere alla famiglia che il bambino fosse ancora vivo, che ce l'avessero loro, che avrebbero dovuto dargli dei soldi. Si riuscirono a rintracciare le chiamate e quindi collegarle alla casa di questa signora. Il problema è che non fu trovato nessun collegamento, col rapimento del bambino. E
In più, lei, questa chiedomante, aveva un alibi. Tecnicamente in quel periodo in Svizzera. Questo poi verrà, come dire, dimostrato falso, perché una persona disse di aver visto questa chiromante con il figlio dentro la macchina con un fagotto che sarebbe sembrato il bambino, diciamo. Quindi non si poteva sapere l'identità del fagotto, non si poteva sapere se fosse il bambino o meno, ma di sicuro il suo alibi non era verificato, perché di sicuro se non ho vista di fronte alla casa durante la processione, sicuramente non poteva essere in Svizzera. In più, durante una trasmissione di Chi l'ha visto del 2006, si ricevette una telefonata e un'email e anche una lettera in realtà da un uomo che non volle dire la propria identità, non voleva essere mischiato, ma disse alcuni fatti e soprattutto diede la sua idea. Cioè, disse che molto probabilmente quello che aveva detto l'amichetto di Sergio era stato deviato, cioè lui aveva detto di averlo visto con un ragazzino poco più alto di lui, biondo, però in realtà quel ragazzino sarebbe potuto benissimo essere un adulto o un ragazzo di bassa statura, magari affetto da danismo, e quindi in realtà le ricerche non erano state complete. E in più, a poter confermare questa ipotesi, il figlio della cheromante era un uomo ormai di bassa statura, biondo, che quindi avrebbe completamente corrisposto alla descrizione. Ovviamente non c'erano prove effettuali, erano solo ipotesi, e quindi non furono indagati per altro, furono appunto solo messi in galera per estorsione. E il 28 aprile del 2011, quindi 2 anni dopo, il Tribunale di Macerata ha firmato un'ordinanza, per cui si dava il via alla prosecuzione e all'integrazione delle indagini per la scomparsa di Sergio. E nel 1970, cioè si rispiegò la faccenda, quindi che era scomparso durante il funerale del parroco, di Villa Potenza, nella frazione di Macerata, eccetera. E però il PM, visto che tutte le piste erano appunto state battute senza esito, quindi dal fosse essere annegato all'essere stato rapito da un ragazzetto, ai vari telefonati di estorsioni, che però furono trovate persone ma non nessun indizio valido che dicesse che l'avevano davvero rapito, chiese di chiudere questo caso. Però la famiglia, attraverso il suo avvocato legale, disse che prima di fare questa chiusura definitiva del caso voleva che si sentissero due testimoni particolari, uno che vedremo meglio dopo, che era Don Mario Buongarzoni, perché aveva scritto proprio una storia che era molto molto simile a quella di Sergio, e poi anche di una donna che adesso si trovava all'estero e che poi parlerà con la sorella, o almeno tecnicamente dovrebbe aver parlato con la sorella, che però, da quanto è uscito, sembrava che lei avesse incontrato Sergio quando più o meno lui aveva 20 anni e che lei si fosse innamorata di lui. Il giudice, per le indagini preliminari, dispose, di fare questi nuovi accertamenti. Questa donna adesso viveva in Polonia e, secondo l'anonimo, appunto, aveva avuto questa relazione con Sergio, ma gli inquirenti non hanno mai accertato questo fatto. E poi, invece, si è sentito Don Mario Buongarzoni, che appunto fu parroco di Macerata, e nel 1991 scrisse una serie di racconti, e fra questi c'era proprio uno che parlava di un bambino rapito da un pedofilo. E lui disse che questo l'aveva scritto solo sulla sua fantasia, che l'evento era stato solo un'ispirazione, diciamo, ma non sapeva niente della realtà. E in più questo sacerdote era molto conosciuto nella città, infatti per anni era stato il parroco e aveva organizzato 40 edizioni del premio Rosa d'Oro, che è un premio per le mamme. In più dipingeva, scriveva, e a 85 anni ancora prestava servizio sia in parrocchia che in pensionato.
E poi dice, se testuali parole, ho tante passioncelle e mi dispiace molto essere stato coinvolto in questa storia. E il suo nome appunto è spuntato fuori anche a quarto grado, e quando una giornalista insieme a Domenica Mazza, appunto dell'associazione Penelope Marche, aveva rintracciato un volume di scritti fatti appunto da questo parroco, fra cui dentro c'era uno intitolato Il bambino scomparso, che aveva tantissimi punti in comune con la storia di Sergio, e appunto, sempre attraverso l'avvocato, la famiglia Isidori chiese alla magistratura di chiedere chiarimenti al prete su questo racconto, prima appunto sempre di archiviare le indagini, perché in tutti questi anni la famiglia ha dovuto lottare perché il caso non venisse archiviato. All'epoca lui disse che era, quindi quando scrisse questi racconti, era parroco di San Giorgio. E disse che alcune persone della zona vennero coinvolte nella vicenda, gli dissero che sapevano qualcosa sul bambino, ma che se avrebbe voluto informazioni lui avrebbe dovuto pagare. Ovviamente lui non disse mai niente, non provò neanche a pagare. Lo so, si sentiva molta critica da me, io non riesco a essere molto oggettiva su alcune cose, lo dico già, e tendo a dire la mia opinione, perché voglio sapere la vostra. Infatti scrivetemi sotto i commenti a vostra opinione, anche a fine del caso, le vostre idee magari durante, però io so, dirò anche la mia, quindi diciamo che se mi avessero anche semplicemente detto di poter avere delle informazioni su un bambino, avrei provato tutte le maniere per averle, anche se non c'entrava niente con me. E quindi lui disse che quel giorno lui c'era perché era al funerale del prete. E disse che in realtà ci sono molti racconti ispirati a fatti veramente accaduti, come il suicidio di un sacerdote, un altro su un funerale di una prostituta, speriamo che non mi bannino il video, e la ragazza con le lacrime in chiesa. E quindi diceva che ogni occasione gli permetteva di scrivere delle cose utilizzando esperienza reale. Ad esempio, un suo racconto parla di un uomo che saliva su un tetto di una casa per un'eclissi, cadde cadde, e questo si ispirò a un fatto a lui stesso accaduto, perché era caduto da un tetto ed era stato 2 mesi in ospedale. Quindi disse che in quegli anni scriveva molto, ma che ha anche raccontato a quella giornalista che quelle cose se le era immaginate. Una cosa che in realtà colpisce all'epoca, ma anche a me colpisce molto, è il fatto che l'ipotesi del pedofilo non era mai stata neanche solamente pensata. Mai prima e neanche dopo fu mai più ripresa, quando adesso è la prima ipotesi. Se sparisce un bambino, molto probabilmente c'entra o un familiare o un pedofilo. E all'epoca non si pensò minimamente, perché all'epoca era molto una cosa più tabù, più nascosta, che si pensava meno, e soprattutto una cosa che ho imparato sia vedendo serie TV sia leggendo. E che molto probabilmente di solito chi rapisce un bambino è qualche familiare o qualche persona molto vicina. E appunto pedofili, magari per il mercato nero dei bambini. E però all'epoca non si pensava minimamente a queste cose, quindi il bambino non si cerca mai queste tracce, e ancora oggi non si cerca di ritrovare se magari è stato davvero rapito da un pedofilo. E il prete disse che a lui in realtà dava molto fastidio questo. Solo l'idea che qualche adulto potesse dar fastidio a un bambino, e scusatemi, ma ho detto da un prete. Scusate, lo so che tutti i preti non sono così, però se ne sentono di tutti i giorni. E in più disse che anche se avesse saputo qualcosa attraverso una confessione, perché appunto magari qualcuno avesse confessato di o aver rapito, essere stato complice, o aver visto qualcosa ma non volere o poter rivelare, lui non avrebbe mai potuto parlarne, perché il segreto confessionale è più importante di quello professionale, e rischierebbe la scomunica. Qua per me viene un colpo, perché magari non possiamo saperlo, ma magari sa qualcosa e non lo dice perché ha paura della scomunica, quindi sta nascondendo, o adesso non ho trovato niente se è ancora vivo o meno, quindi magari nascondeva qualcosa che riguarda la scomparsa di un bambino, ma per paura di essere scomunicato non lo dice. E per me, ammettiamo, il segreto confessionale per me per molte cose non dovrebbe succedere. Non dovrebbe esistere in casi di omicidi, rapimenti, violenza in generale, in realtà non dovrebbe esistere il segreto confessionale. Ma andiamo avanti. Questo prete pensò di contattare un avvocato, anche se non fu mai formulata nessuna accusa contro di lui.
E disse anche che gli si spezzava il cuore per quello che stava succedendo, perché aveva paura di essere chiamato in procura e che lui parlava sempre col cuore, ma che forse sbagliava a farlo. E ora qua abbiamo finito. Ovviamente il caso è ancora irrisolto, non si è scoperto più nient'altro perché, come ho detto, non hanno provato nessuna delle nuove piste. Avrò messo varie immagini, almeno spero. Il mio piano è di mettere varie immagini, spero che il computer non mi dia problemi. E comunque metterò, se non qua, nelle info una foto di come era e di come dovrebbe essere, perché per me non si dovrebbe mai neanche provare a smettere di cercare una persona, specialmente se è un bambino. Quindi spero che questa rubrica vi piaccia. So che una delle persone che guarda di più è una mia amica, che non farò il nome perché sennò iniziano a litigare, anche se lei sa. E quindi niente. Spero che questo video vi sia piaciuto, che anche questa rubrica vi piaccia e al prossimo video. Ciao!